Buon pomeriggio e benvenuti al TG Flash di TV 2000. Agli esami orali i maturandi porteranno la mascherina come previsto dalle norme, ma nel momento del colloquio verrà fatta loro togliere. Il candidato sarà a 2 metri di distanza dalla commissione. Non abbiamo un nuovo protocollo anti-Covid sugli esami, dichiara Cristina Costarelli, presidente ANP Lazio. I precedenti sono ormai superati anche dalla fine dello stato di emergenza. Il candidato è dunque autorizzato, mentre parla, a non indossare la mascherina, attese ulteriori decisioni in merito. Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Il prezzo medio della benzina al self-service supera quota 2 euro. In particolare la benzina in modalità self si posiziona a 2,009 euro al litro. Il prezzo medio del diesel self si porta a 1,924 euro al litro. Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato aumenta a 2,134 euro al litro. La guerra in Ucraina, bombardato per 2 volte dall'esercito russo la notte scorsa l'impianto chimico Azot a Severodonetsk, dove si sono rifugiati circa 800 civili. Qui si decide il destino del Donbass, afferma il presidente ucraino Zelensky. Intanto nessun accordo concreto sulla crisi del grano è stato raggiunto nel vertice ad Ankara tra il ministro degli esteri russo Lavrov e l'omologo turco. Il Consiglio UE ha valutato l'imposizione di un tetto dei prezzi per le importazioni di gas russo. Questo potrebbe limitare l'incremento dell'inflazione e ridurre i flussi finanziari verso Mosca. Così il Premier Draghi, nella sede dell'OCSE a Parigi, per il Consiglio ministeriale presieduto quest'anno dall'Italia. Una scossa di terremoto nel centro Italia alle 13.18 di magnitudo 4.2 è stata registrata tra Marche e Abruzzo e distintamente avvertita dalla popolazione. Segnalazioni sono arrivate sia dalla provincia di Ancona ma anche da San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sospesi i treni sull'Ancona-Pescara. Uniti per una terra in regressione è l'invito che Papa Francesco ha rivolto oggi ai vescovi siciliani ricevuti in udienza. Nel suo discorso Bergoglio si è detto addolorato dell'attuale situazione sociale della Sicilia in netta regressione da anni e ha citato il valore dell'unità cruciale dinanzi all'individualismo e alla frammentazione, se non alla divisione che incombe su di tutti noi. Il caldo e il sole hanno abbandonato anche il centro Italia e il maltempo dopo il nord ora interessa soprattutto la costa adriatica. 2 tornado hanno colpito il Salento nelle ultime ore e nubifragi anche a Cosenza. Allerta meteo per criticità idrogeologica e temporali nel Lazio e vento forte a Milano. Era questa l'ultima notizia, l'informazione del TG2000 torna alle 18.30. Buon pomeriggio.